Federica Pellegrini, dirigente AIPO, le chiedo com'è la situazione qui dell'Argine. Sì, diciamo che ormai i lavori sono a buon punto perché appunto dopo i primi interventi urgenti con la chiusura della falla nella mattinata di lunedì abbiamo proseguito i lavori e qui come vedete siamo ampiamente, tra l'altro eravamo già anche da ieri e da ieri l'altro in quota, quindi l'Argine è in sicurezza, oltre che in quota anche in sagoma perché l'Argine è stato ringrossato con terra sia lato fiume che lato campagna. E proprio in questo momento stiamo iniziando l'operazione di infissione del palancolato al piede dell'Argine lato fiume. Ovviamente il palancolato ha una funzione antisifonamento, antinfiltrazione nella parte in cui sono stati ovviamente gettati tutti i massi durante appunto le prime operazioni emergenziali. Ecco. L'operazione più delicata qual è stata in questi giorni? Sicuramente l'operazione più delicata e quella che era da fare ovviamente il più velocemente possibile è stata quella di chiusura della falla per evitare che l'acqua continuasse a fuoriuscire verso campagna e quindi sicuramente quella è stata la più delicata e anche la più importante. Ecco. Tempestività 24 ore, chiusa la falla, è stato un intervento importante e decisivo. Sì, sì, siamo riusciti diciamo, ovviamente con il contributo di tutto il sistema, oltre che nostro, anche tutto il sistema di protezione civile, perché ovviamente si lavora tutti insieme, la falla è stata direi chiusa in tempi rapidissimi perché appunto in 24 ore è stata chiusa.